Oggi con voi voglio fare un gioco, puramente da tifoso, lasciando stare tutte le voci che stanno circolando, lasciando stare tutte le difficoltà che potrebbero esserci ad arrivare a questi due allenatori, perché in questo momento nel quale sto registrando è domenica e oggi ovviamente il Manchester City e il Liverpool giocheranno l'ultima partita di Premier League per vedere chi vincerà. Io la butto lì, secondo me vincono tutte e due e quindi lo vince Guardiola, però non lo so. Ovviamente voi quando vedrete questo video sarà già accaduto il fattaccio e potrete dire no, sei un idiota, si sapeva che finiva così. Però oggi voglio provare ad analizzare quelle che potrebbero essere le Juventus di Conte e di Guardiola. In questo momento le voci sono un attimino raffreddate, nel senso che Conte sembra destinato ad andare all'Inter, sembra molto 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 vicino il suo approdo sulla panchina nerazzurra, e Guardiola si sta complicando terribilmente. È uscito il nome di Pochettino, è uscito il nome della permanenza di Allegri, vedremo come si strutturerà, come andrà avanti la faccenda, ne parleremo in altri video, ma oggi voglio solamente giocare, pensare come potrebbero essere le Juve di questi due allenatori che reputo importantissimi. Come già detto, Guardiola è il sogno, il top assoluto, Conte potrebbe essere una soluzione interessante sicuramente visto il passato e Allegri dovrebbe essere un attimino ridimensionato. La permanenza di Allegri non è più in discussione, non è più utopia, potrebbe benissimo avvenire, però bisognerà cambiare qualcosina. Quindi oggi lasciamo stare tutto il può succedere o non succedere e andiamo a vedere come giocherebbero questi due mister sulla panchina della nostra squadra del cuore. Partiamo dalla Juve di Conte. Ovviamente ho pensato innanzitutto a quale modulo poter affibbiare. Secondo me Conte potrebbe girare tra la difesa 3 e la difesa 4, come abbiamo sempre visto fare, e quando giochiamo con la difesa 4 ovviamente potrebbe fare il 4-4-2 o il 4-3-3. Conte arrivò a Torino nel 2011 dicendo io voglio fare il 4-2-4, poi la presenza di Vidal, Pirlo e Marchisio in rosa l'ha spinto verso il centrocampo 3 perché aveva tre centrocampisti forti. Secondo me in questo momento la Juventus potrebbe ripartire dalle fasce, ripartire dalla difesa 4, ripartire da due attaccanti vicini come piacciono a Conte, con questo 4-2-4, questo 4-4-2, chiamiamolo come volete voi, questo 4-2-3-1, perché alla fine il modulo è sempre quello, la disposizione tattica è sempre quella, gli uomini sono sempre quelli, in cui vediamo ovviamente Szczesny in porta, Chiellini e Romero del Genoa, attenzione, difensori centrali, non più Bonucci, perché Bonucci potrebbe essere quel giocatore che ti permette di passare dalla difesa a 2, ovviamente come centrale di difesa, alla difesa a 3. In questo momento la Juve potrebbe ripartire dai giovani, potrebbe non far giocare Rugani come giovane perché più giovane non è, ma Romero del Genoa che ha fatto veramente una stagione fantastica e sembra vicino all'arrivo in bianconero, e quindi mi piace immaginare, ripeto, puramente immaginazione, mia pura immaginazione, che Conte potrebbe ripartire da un difensore giovane al fianco di un difensore vecchio come Chiellini, ma che insieme potrebbero scrivere la Juve del passato e del futuro. Come terzino sinistra basso Spinazzola, perché mi piace pensare che la Juventus di Conte possa ripartire anche dagli italiani. Ho appena fatto comunque un discorso su Romero che è argentino dicendo che non gioca a Rugani e Bonucci, poi dico che voglio ripartire dagli italiani, ma mi fa un po' ridere come cosa. Però Spinazzola secondo me si merita tanto il posto titolare su quella fascia, più di Alessandro che probabilmente con Conte non so se giocherebbe o meno, probabilmente sì, avendolo in rosa, ma potrebbe essere un nome per le cessioni sul mercato per guadagnare qualche soldino per poi investirlo in altri reparti. Quindi Spinazzola a sinistra e Cancelo a destra. In avanti, sugli esterni, altri due italiani, Bernardeschi e Chiesa. Ok, Federico sulla sinistra perché mancino, Chiesa sulla destra perché serve un giocatore con quelle caratteristiche tecniche. Ovviamente abbiamo Cuadrado in rosa, ma pensare di ripartire da Cuadrado dopo quattro stagioni che ha già fatto in maglia bianconera, dopo quest'annata che non si è mai visto, sicuramente non Douglas Costa, perché per quanto mi riguarda la Juventus lo darà via ad ogni costo. La Juventus metterà sul mercato Douglas Costa almeno che non arrivi un allenatore, o almeno che no, non credo che con Allegri possa rimanere Douglas Costa perché ci sono già state delle frizioni interne, quindi non credo proprio che possa accadere, ma serve un allenatore che ne esalti le qualità. Conte potrebbe sì essere quell'allenatore, ma probabilmente il profilo di Chiesa gli piace molto di più perché è in grado di fare entrambe le fasi, offensiva e difensiva, un po' come Bernardeschi, e Chiesa su quella fascia nel 4-4-2 di Conte potrebbe essere veramente un giocatore interessante. Quindi se dovessi andare a fare un investimento grosso, lo farei su Federico Chiesa sulla destra. A centrocampo Emre Can e Dombele, perché devono essere due giocatori in grado di dare qualità e soprattutto prestanza fisica, prestanza muscolare. Sono questi i giocatori che piacciono a Conte, sono questi i centrocampi che piacciono a Conte. Quindi veramente una diga a livello difensivo davanti alla difesa, a sostenere
Steiner, il centrocampo, che smista palloni che vengono da dietro, li rilancia in avanti sulle fasce dove Chiesa e Bernardeschi devono essere bravi ad andare ad innescare Dybala e Ronaldo. Devono essere due giocatori molto vicini. Devo dire la verità, a me non piace molto l'idea di Ronaldo centravanti senza un altro centravanti, nel senso, dovessimo far giocare Ronaldo con Icardi, ok, può anche succedere, può coesistere, perché Icardi potrebbe portare via quell'uomo a Ronaldo. In questo caso è più facile che accada il contrario, cioè che Ronaldo liberi l'uomo per Dybala, ma logicamente l'uomo con più spazio deve essere quello più forte, non che Dybala sia scarso, ovviamente non possiamo paragonarlo a Cristiano Ronaldo, però mi piace immaginare che il 4-4-2 di Conte possa essere così, con due attaccanti molto vicini, con uno che gioca un pelo più indietro, un po' come faceva Giovinco, un po' come faceva Vucinic, e che poi si possa intercambiare come vero e proprio tridente, perché se ci pensate, guardate, scalate, invertite Emre Can e Dombele in questo momento, o comunque anche Dombele lì, va bene, non succede niente, abbassate Bernardeschi come mezzala di sinistra e alzate Chiesa, spostate Ronaldo sulla sinistra e Dybala viene a fare il falso 9. Non credo mai che Conte possa giocare con una cosa del genere, però questo 4-4-2 può facilmente diventare un 4-3-3 con Bernardeschi che si sacrifica e fa la mezzala di sinistra con uno tra Dombele ed Emre Can davanti alla difesa e l'altro sull'altro esterno come fare la mezzala. Quindi può essere una soluzione interessante, ma non credo che in Italia il 4-3-3 con il falso 9, con Dybala falso 9, possa mai funzionare, almeno che non arrivi un allenatore esterno, come potrebbe essere Guardiola, anche se io mi sono immaginato una Juve di Guardiola senza Paulo Dybala, perché secondo me c'è un vero e proprio problema tattico di coesistenza tra Pjanic e Dybala, perché o gioca uno o gioca l'altro. L'unico modulo in cui li vedo possibili entrambi, per farli rendere al meglio entrambi, è il rombo di centrocampo, in cui Dybala può fare una seconda punta oltrequartista, in cui Pjanic può fare oltrequartista, o la mezzala ovviamente il regista, ma come ho già detto tante volte, io Pjanic regista sì, in questa Juve ci deve essere Pjanic davanti alla difesa perché non abbiamo alternative di qualità. Beh, in questo momento abbiamo Emre Can che potrebbe benissimo farlo, ma in questo momento ci sta che giochi Pjanic, perché purtroppo il centrocampo è un problema della Juve. Però la Juve di Guardiola potrebbe ripartire proprio da qua, proprio dal centrocampo, con Szczęsny, Koulibaly e Bonucci. Dov'è Chiellini? Sicuramente Koulibaly è un nome grosso, però Guardiola è innamoratissimo di questo giocatore. Io non credo che la Juve possa mai arrivare a fare un'offerta concreta per Koulibaly, perché il Napoli non lo vuole cedere, soprattutto non lo vorrà cedere alla Juventus. Però Guardiola è innamorato di Koulibaly, è innamorato di Bonucci, e insieme possono fare veramente una coppia di difensori in grado di impostare l'azione da dietro, e Koulibaly riuscirà a prestare quella forza muscolare che probabilmente manca a Bonucci, quella fase di attenzione difensiva che probabilmente manca a Bonucci. E ovviamente è un giocatore fantastico che tutti vorremmo nella nostra squadra, in grado di formare una vera e propria linea difensiva di livello altissimo, con Cancelo ancora sulla destra e questa volta con Alexandro sulla sinistra, perché a Guardiola piacciono anche dei giocatori che sono bravi in fase di palleggio, magari anche sacrificando un po' di velocità, perché sicuramente Spinazzola è un giocatore molto più veloce, quindi molto più da Conte, e Alexandro è più un giocatore di palleggio, quindi molto più da Guardiola. Davanti alla difesa ovviamente Emre Can, come abbiamo detto, perché anche Guardiola ama mettere un centrocampista magari non tanto qualitativo quanto grosso fisicamente, quanto alto, quanto in grado di dominare in quella zona del centrocampo molto molto delicata e liberare la qualità in avanti, come potrebbero essere Pjanic e Ramsey. In questo caso Pjanic verrebbe assolutamente esaltato in questo sistema di gioco, e assolutamente potrebbe esserlo anche Ramsey, perché se ci pensate, due trequartisti a fare, perché tra virgolette sono entrambi trequartisti, a fare le mezze ali, darebbero tantissima qualità alla squadra. Allegri ci è passato su questa cosa nel confronto con Adani. Ha detto sì, per giocare bene mettiamo tutti i centrocampisti di qualità e poi chi mi recupera palla. E non ha detto una cosa stupida, secondo me. Però Emre Can lì davanti potrebbe essere il giocatore che ti cambia la Juventus, un po' come è stato Fabinho per il Liverpool, perché se avete visto queste partite di Champions League avrete sicuramente notato l'importanza dell'equilibrio che dona Fabinho a una squadra come il Liverpool, sempre quotata, sempre volta all'attacco, ma sempre pronta a far ripartire il contropiede grazie a dei recuperi palle efficaci
è con Fabinho che innesca subito la ripartenza. Quindi io mi vedo un Emre Can alla Fabinho, con Pjanic e Ramsey, con Guardiola che fa fare tutte le triangolazioni. Ha una squadra molto tecnica fino adesso, perché se ci guardate sono tutti molto tecnici. Bernardeschi sulla destra, anche qua ci ho pensato un po', non sapevo chi mettere sulla destra. Probabilmente un altro profilo idoneo potrebbe essere sempre Chiesa, però non volevo ripetermi con gli acquisti per due allenatori, volevo fare qualcosa di diverso. Ronaldo sulla sinistra, il suo ruolo naturale, in cui viene esaltato anche dalla presenza al centro dell'area di Ken, che potrebbe essere un po' l'aghero della Juve di Guardiola, ovviamente con tutto il rispetto e con tutte le dovute proporzioni. Però Ken è sicuramente un tipo di centravanti che non è una boa ed è quello che piace a Guardiola. Il City di Guardiola ama vivere di questi sprazzi. Non abbiamo mai visto Guardiola giocare con un Dzeko, con un Mandzukic, ma l'abbiamo sempre visto giocare con delle mezze punte. A Barcellona è stato lui inventarsi il falso 9 Messi, con le dovute proporzioni, e anche lì credo che sia stato intelligente Guardiola a non riproporre un falso 9, ma quasi un 9 che se muove, vogliamo dirla così, non reinventarsi il falso 9 anche in Premier League, perché i ritmi sono assolutamente diversi, le difese sono assolutamente diverse, i giocatori sono molto più fisici, e quindi vedere un Messi che ti fa il falso 9, ovviamente non Messi, perché Messi potrebbe fare il falso 9 dove vuole, ma un giocatore alto come Messi, con la tecnica di Messi, ovviamente non con il talento di Messi perché c'è solo lui, fare quel tipo di gioco in Premier League risulterebbe probabilmente complicato, un po' come ha fatto Tadic con l'Ajax, se proprio vogliamo fare un confronto più diretto. E quindi potrebbe essere anche Cristiano il centravanti, ma come vi ho già detto prima, a me Cristiano centravanti senza il supporto di un altro attaccante non fa impazzire, mettiamoci delle virgolette. Secondo me Cristiano deve avere la presenza di un altro uomo fisico, di un altro attaccante in grado di aiutarlo, supportarlo, fargli le sponde, liberargli gli spazi, dargli l'1-2. Secondo me questo è quello che serve a Cristiano per rendere al meglio. L'abbiamo visto quando Allegri gli ha fatto giocare vicino Mandzukic, che ce n'era andata, in cui Ronaldo e Mandzukic si sono esaltati a dovere, e in cui risolveva le partite. Praticamente lo scudetto è stato vinto all'andata, solitamente, anzi sostanzialmente, grazie a questo sistema di gioco e questa ideologia tattica. Direi di aver finito. Queste erano le due Juve di Conte, di Guardiola. Mi ha fatto piacere fare un giochino del genere, perché ogni tanto voglio rilassarmi anch'io e non portarvi sempre solo aggiornamenti, perché magari poi dopo un po' uno si stanca. Fatemi sapere le vostre Juventus di Conte, di Guardiola qui sotto. Ovviamente, ripeto, tutti gli acquisti sono fantasiosi, sono dettati dalla mia voglia, dalla mia volontà, dalle mie idee calcistiche, ma credo di aver fatto due squadre logiche e coerenti con le idee tattiche dei due allenatori. Voglio sapere le vostre qui sotto nei commenti, e ci vediamo presto, perché ormai carico video tutti i giorni.